Se continuate a seguirmi capirete che per me non c'è vita senza salmone, quindi oggi vi faccio vedere quello che mangio. È una rivisitazione fit della famosa pasta salmone panna, pasta panna e salmone. E iniziamo a cucinare. Luna, dove stai andando? Eccolo, dritto, fisso. Oggi al supermercato mi hanno venduto la spesa e il gatto. Ciao! Per questa pasta super fit userò pasta senza glutine perché sono intollerante. Formaggino spalmabile tipo Philadelphia, ma compro questo perché costa di meno. Salmone affumicato, ne userò circa. Che palle, 160 grammi. Boh, metà, così me ne posso fare per 2 volte. E rucola. Semplicemente preparo tutti gli ingredienti e li metto a cucinare. E metto insieme il Philadelphia con la rucola, la pasta con il salmone quando è cotto e basta. Ecco il risultato finale. Gnami, buon pranzo! Fino ad ora vi ho raccontato di come la mia vita è cambiata da quando ho deciso di uscire dall'anoressia e come ho fatto ad uscirne. Però ci tengo anche a mostrarvi quello che la mia vita è ora e far sì che questo canale non sia soltanto riguardo l'anoressia, ma anche il fitness. Ho reso il fitness il mio stile di vita. Sollevo pesi, carichi pesanti, 3 volte la settimana e oggi vi voglio dare alcune motivazioni per le quali le donne devono fare sollevamento pesi. Me le sono scritte perché tendo a dimenticare le cose, quindi oggi non c'è problema. Allora, iniziamo. Potete trovare tantissime informazioni online sulla medicina, dietro tutto. Io vi dico i veri motivi per cui le donne devono entrare in sala pesi. Allora, innanzitutto si possono vedere i propri miglioramenti. Il fatto che da una settimana all'altra si riesce ad aggiungere un paio di chili mostra che hai fatto gains. Hai guadagnato muscoli e quindi questo ti mostra quanto tu sia migliorato in questo periodo di tempo. Una cosa fantastica è che puoi decidere i punti su cui focalizzare la tua attenzione. Ad esempio, io volevo aumentare i glutei e le spalle, quindi mi sono focalizzata su allenare i glutei e le spalle, me le sono distrutte ogni volta, però i risultati sono incominciati a vedere. Riuscite a fare questo col cardio? Infatti, col cardio non riuscite neanche a conoscere gente. Perché, scusate, come fate mentre correte sul tapirulana a chiacchierare con qualcuno? Sì, lo so, sto per morire. No, no, non riesci a parlare con nessuno mentre stai correndo. Entri in palestra, stai mezz'ora sul tapirulana, fai il tuo esercizio, prendi e te ne vai con chi parli, chi conosci. Quindi il fatto di fare sollevamento pesi aiuta anche a socializzare. Infatti ho trovato un sacco di amici in palestra e li voglio bene. Inoltre, questo è difficile che lo troverete in internet, ma quello che ho scoperto, da come l'ho vissuta io, è che quando fai sollevamento pesi, lo sforzo dura 1 minuto, 2 minuti ed è così breve che sembra quasi che il nostro cervello non lo registri. Mentre quando fai il cardio è una mezz'ora, 20 minuti che sei lì a sudare, faticare e il tuo cervello con questo tempo pare registrarlo. Infatti, se io penso che devo andare a fare sollevamento pesi, non vedo l'ora, non mi sembra quasi leggero. E di per sé, per me, è molto più faticoso che fare cardio. Io quando esco da una sessione di sollevamento pesi sono distrutta. Da cardio, no, no, non so perché. Forse non correrò abbastanza, ma io odio correre. L'angoscia, l'ansia, incomincio già a sudare e a avere il fiatone. Una cosa importante tra fare sollevamento pesi da solo e i corsi sono che mentre fai sollevamento pesi puoi prenderti il tuo tempo, entrare in contatto col tuo corpo, decidere di fare l'esercizio nei tuoi spazi, nei tuoi momenti, come vuoi tu. Mentre vedo molto che nei corsi c'è qualcuno che ti dice vai, 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 ti motiva, è vero. Infatti fate benissimo a fare i corsi per chi li fa, però obiettivamente i suoi tempi magari possono non essere i vostri. Voi potete avere magari bisogno di più tempo per fare l'esercizio bene, corretto, perché l'esecuzione è importante.
Non ha senso caricare 20.000 kg se l'esecuzione non è fatta bene. Un'altra cosa che ho notato è che bene o male, a meno che insomma uno non sia proprio predisposto, sia sempre freschi, massimo accaldati, arrossati, ma non sudati, paonazzi, proprio che si perde liquido, abbastanza nelle ascelle cascate del Niagara, cosa che succede dopo il cardio. Bene o male, sì, la sudatina di qua e di là, ma insomma, si è anche presentabili in mezzo alla gente. E l'ultimo punto è che è gratificante sentirsi più forti. Io ho passato anni in cui mi sentivo debole, non avevo la forza di alzare niente e lo vedevo anche nel comportamento degli altri. Nessuno mi chiedeva mai di portare sulle casse dell'acqua, spostare qualche mobile. Sapevano che non avevo la forza per farlo. E invece vedo ora che, secondo me, se ne approfittano e mi porto sulle borse della spesa, 3-4 borse. Oh sì, la prendi, vai a casa e porta queste 10 borse. Capito. E ti senti forte, ti senti importante, ma soprattutto quando incominci a vedere i risultati, che siano gli addominali, che siano i glutei aumentati, le spalle, dipende dai vostri obiettivi, ti senti gratificato e fiero di te stesso, perché è quello l'importante. Incominci davvero continui, perché se sei entrato in palestra avevi già cominciato, continui davvero ad amare te stesso, amarti sempre di più, ed è quella la cosa importante.